Madame Ardant. Oui. Bonne nuit. Bonne nuit. Buonasera. Buonasera Fanny Ardant, Maria Luisa Agnese. Simbolo della bellezza come stile, eleganza, intellettualità, ma anche mistero, sensualità. Cosa rende per lei grande la bellezza? Dunque, la bellezza è sempre come un dono, non è mai acquisto. Ma fugge, e dunque tutta la vita uno tende verso la bellezza. Forse è il senso della vita di cercare a raggiungere questa cosa che... Quindi è una cosa innata, diciamo. Oui, perché è molto sottile. Possiamo discutere per ore sulla bellezza di qualcosa o di qualcuno e non essere mai d'accordo. È il sguardo che ogni di noi portiamo sulle cose che produce la bellezza. Scoprendola sul mio schermo televisivo, ero stato sedotto dalla sua grande bocca, i suoi grandi occhi neri, il suo viso a triangolo, ma ho subito riconosciuto e apprezzato in Fanny Ardant le qualità che chiedo quasi sempre alle protagoniste dei miei film: vitalità, coraggio, entusiasmo, umorismo, intensità, ma anche sull'altro piatto della bilancia, il gusto del segreto, un lato scontroso, un sospetto di ritrosia e soprattutto qualcosa di vibrante. Nouvelle Vague per me era qualcosa di... ho sempre ritenuto, piuttosto che nouveau, nouvelle, come una cosa nuova, vague. Qualcosa che ti arrivava, boom, così che tu capivi la storia, che tu potevi identificarti ai personaggi, alle storie, alle tormenti personali. È quello. Una attrice francese che parla così bene l'italiano, che ama l'Italia, che ha avuto l'esperienza hollywoodiana. È stato quando c'è stato il remake di Sabrina nel 95 di Sidney Pollack e lei è andata a Hollywood. Penso che l'America, le film, non ho mai avuto più ammirazione né per l'uno né per l'altro, è una questione di soldi. Per esempio in Italia o in Francia fanno venire l'attore quando c'è bisogno di lui. Se per esempio c'è bisogno dell'attore solo il pomeriggio, viene solo il pomeriggio. Ma in America, dal momento che tu sei pagato, tu devi stare là. Per me tutto è detto. E moi la fille libérée, confondant le jour et la nuit, pratiquant l'amour bisognier come un défi. Cosa vuol dire vivere da persona bella? E non mi dica che non è bella, che non è vero. No, non ho mai pensato in questi termini. No, no, veramente, perché è un argomento molto difficile. È meglio di ritornare all'inizio di questa conversazione dicendo la bellezza è il sguardo che uno porta su qualcosa. Dunque, quand on vit sans amour. E c'è un ricordo suo molto bello, dice: mi ricordo la mano delle mie tre figlie quando erano piccole che le portavo a vedere Roma, a scoprire Roma. Cos'è Roma per lei? È la sua seconda città sicuramente, ideale. Le ragioni per quelle uno ama qualcosa o qualcuno sono sempre misteriose. Ma ero molto solitaria, non conoscevo nessuno.
e dunque era come una città per me malinconica. Ero molto malata, ma molto molto malata. E hanno fatto venire il dottore, tutto era un piccolo albergo. E poi il dottore mi ha annunciato che aspettavo un bambino. Immagina. E là sono diventata la regina di questo albergo. Non avevo una lira, non pagavo quasi niente, ma dal momento che tutti hanno saputo che aspettavo un bambino, allora ero la regina e poi ero contenta di aspettare un bambino. Dunque forse Roma ha cominciato così, con le cose vere, pragmatiche, gente vera, rimane come la città che tengo da parte se un giorno mi dicono di partire di Parigi. In esilio qua. Non se lo decide lei, ma se la mandano in esilio da Parigi. Sans amour. Un grande, veramente, un caloroso grazie a Fanny Ardant che ci ha onorato di questa visita. Grazie.